In quanti me lo state chiedendo? Oggi vi parlo di Travis Barker, finalmente ve ne parlo, state tranquilli. Vi voglio dire un po' di cose di Travis Barker e voglio far vedere tre mega intro che fa con i Blink 182. Molti pensano che Travis Barker sia un fenomeno, molti pensano che Travis Barker non sia un fenomeno. Ma ragazzi, come facciamo a dire che non è un fenomeno questo batterista dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha suonato? Mi devo allontanare un po' dalla telecamera. Quindi oggi voglio parlare di Travis Barker, ma voglio farvi soprattutto sentire un po' di cose che ha fatto, perché secondo me è un batterista molto tecnico, molto musicale e suona per la band. Avete presente quando vi dico mi raccomando dovete suonare per la musica, mi raccomando il batterista deve suonare per la band e non per se stesso? Ecco, questo secondo me è un esempio vivente del batterista che suona per la band. Perché? Perché nei pezzi di Blink 182, ma non solo, anche in altri pezzi, ma i Blink sono l'esempio più lampante, le batterie di Travis Barker riuscivano a cambiare completamente il pezzo, a rendere un pezzo magari normale, fighissimo. Oltre questo, Travis Barker è un fenomeno non solo per quanto riguarda la batteria, ma in generale, perché lui è riuscito a costruirsi intorno a sé una cosa gigantesca, perché lui ormai è un marchio, cioè Travis Barker è quasi più conosciuto da solo che con i Blink 182. In più gestisce un'azienda che fa vestiti, fa maglie, come si dice, un'azienda di abbigliamento. Quindi, comunque, a parte questo, qui si parla di batteria, quindi andiamo a parlare di batteria. Oggi, come prova di queste cose che vi sto dicendo, voglio farvi vedere tre intro pazzeschi che lui ha suonato nei Blink 182. Partiamo pure col primo, l'intro di First... no, quello è il secondo. L'intro di Feeling This. Il primo intro che vi voglio spiegare è proprio questo, quello di Feeling This dei Blink 182, ovviamente. Allora, in pratica questo è fighissimo secondo me perché è super musicale e si divide in quattro battute e ogni battuta fa una cosa diversa. Vi spiego brevemente cosa fa ogni battuta, poi ve lo faccio sentire più lento. Nella prima battuta fa un groove con l'ostinato di Charleston un pochettino aperto in quarti. Quindi il Charleston fa questo, mentre cassa rullante fanno una melodia tra virgolette molto semplice, ma secondo me molto molto efficace anche per fare un groove normale, e cioè questa qua. Mettendo tutto insieme viene questo, ve lo faccio a loop, nel senso vi faccio una battuta e ve la ripeto per più volte così da farvi capire meglio. Molto musicale come cosa, devo dire. Nella seconda battuta invece andiamo a fare delle terzine. Avete presente le terzine tipo quelle di Bonham? Cioè mano mano cassa. In questo caso fa la stessa cosa per due volte, cioè fa due terzine, ma suona con la mano destra, cioè con la mano forte sul Charleston, con la mano sinistra sul rullante ma una ghost e poi cassa. Quindi questa cosa qua. Dopo aver fatto queste due terzine, va con il rullante forte insieme al Charleston. Ovviamente il Charleston suona sempre tutto aperto, cioè aprite il Charleston, non troppo, non fate questo, ma apritelo un pochettino, quindi tipo così. Vi stavo dicendo che dopo queste due terzine suona il rullante forte e poi ci sono delle casse che va a mettere, una subito dopo il rullante e una subito prima della battuta dopo. Vabbè ragazzi, c'è il PDF, non vi preoccupate, non ve l'ho detto, ma c'è il PDF, vi scrivo tutto bene, vi scrivo tutto spiegato eccetera, così almeno se non capite qualcosa di questo, se avete bisogno di qualche chiarimento in più, oltre a scrivermi qui sotto nei commenti e lasciate anche un like, vabbè, potete comunque trovare tutte le informazioni che vi servono. Quindi mettiamo insieme prima e seconda battuta. Adesso, terza battuta, ricorda un pochettino l'intro di Rock and Roll. Avete presente l'intro di Rock and Roll dei Led Zeppelin? Non ve lo faccio sentire tutto, ma è questo qua. L'idea è la stessa, nel senso, unisoni con Charleston aperto e rullante, e poi si fanno tutti ottavi, ma con un accento ogni tre colpi, quindi questo. Quindi, anche questa terza battuta ve la faccio a loop, e sarebbe questa cosa qua. Poi
Poi infine, per quanto riguarda la quarta battuta, dovete cantarvi in testa Charleston e Cassa, che fanno questa cosa qua. Di nuovo due terzine, ma questa volta con Charleston e due colpi di cassa. Rullante forte e poi di nuovo cassa subito dopo rullante, cassa subito prima della battuta dopo. Ragazzi, c'è il PDF, ve l'ho detto, c'è il PDF. Adesso vi faccio sentire di nuovo due volte, ma suonato molto più lentamente, questo intro, così almeno se avete qualsiasi dubbio ancora potete riuscire a capire meglio il tutto. Il secondo pezzo, il secondo intro di Travis Barker che vi voglio andare a spiegare è quello di qua. È un po' più semplice rispetto a quello di prima, ma più che altro è più corto, anche se ha un problema gigantesco, cioè quello della velocità. Allora, prima battuta nulla di troppo difficile, nel senso, andiamo a fare unisoni con le due mani su Charleston e rullante e poi cassa da solo, facciamo un ritmo in questo modo qua. Quindi niente di troppo difficile. La difficoltà arriva alla fine della prima battuta e poi per tutta la seconda battuta. Quindi alla fine di quello che vi ho fatto vedere adesso ci sarà già un raddoppio sul rullante, quindi la prima battuta da sola suonerà così. E dopo questo rullo a 3, diciamo, ci saranno due colpi sul tom e poi ci sarà un altro rullo composto da rullante, tom e poi rullante, tom, timpano. Ve lo faccio sentire lento, tanto spiegarvelo nota per nota non ha così senso. Ve lo faccio vedere bene, suonato lento da più angolazioni diverse, che tanto è la cosa migliore. Poi avete il PDF, lì avete tutte le note scritte perfettamente, quindi potete andare bene a capire come funziona tutto il groove, tutto l'intro, tutto il pass, tutte le cose. Unica cosa però che voglio dirvi di questo rullo che vi vado a far vedere lento: cercate di non suonare per prima cosa tutto con le braccia, ma suonate bene coi polsi e fatevi aiutare anche dalle dita. Più che altro non vogliate fare tutta questa cosa molto veloce e potentissima. Suonate bene in mezzo ai tamburi, ma senza spingere troppo. Suonate comunque sempre tranquilli, cercate di suonare sempre molto 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 tranquilli, perché sennò rischiate di farvi del male. Terzo intro, vi faccio vedere Matt dei Blink 182, sempre ovviamente. Ma perché vi voglio far vedere questo intro, che in confronto agli altri due che vi ho fatto vedere è molto più semplice, ma ha un problema. Nel senso, la prima volta che l'ho sentito ho detto: che cacchio ha fatto? Cioè, mi sembrava una cosa completamente fuori tempo. In realtà è una stupidaggine pazzesca, nel senso è una cosa super semplice che però può trarre in inganno. Basta riuscire a interpretarla nello stesso modo in cui l'ha fatta Travis Barker e risulta quindi subito molto più semplice, molto più fattibile. Non lo so, magari questa cosa di sentirla sbagliata come tempo è successa solo a me, ma io comunque ve la spiego lo stesso. In pratica, come avete sentito, alla fine è un passaggio tutto suonato con le mani, alla fine c'è solo una cassa che fa un incastro all'inizio, ma comunque sono tutti ottavi più alcuni sedicesimi suonati sul tom. La cosa importante è sentire solamente la ritmica. Adesso vi faccio tutta la ritmica sul rullante e poi vi faccio il passaggio, così almeno capite bene come funziona. La ritmica è questa qua. Adesso proviamo a pensare sempre alla stessa ritmica e capiamo com'è il passaggio, così non ci facciamo più fregare. Quindi, pensando alla ritmica, è molto molto più semplice. Non abbiamo più problemi a capire dove sarà suonato il crash, che sarà il crash di inizio ritmo, che quindi sarà così. Ok,
Poi ovviamente, come vi ho detto anche per tutti gli altri intro, per tutta la questione note, dove suonarle, come suonarle, eccetera eccetera, c'è il PDF, se no sarei dovuto stare qui un po' troppo a spiegarvi. Vi ho spiegato il primo intro perché era un po' più difficile, questi qua si fanno, guardate il PDF che tanto ci ha spiegato tutto comunque. Ok, quindi con questo io direi che la posso finire qua, il video è già durato un bel po', spero vi sia piaciuto, dato che appunto me l'avete chiesto tantissimo, spero di avervi accontentati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto non dimenticatevi di lasciarmi un like, ditemi se volete degli altri video su Travis Barker, ditemi se volete un altro video su qualche batterista, sui groove di un batterista, sugli intro, sul... Su. Oltre questo la smetto veramente, vi ricordo ancora solo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina e mi raccomando raga, andate a vedere il mio canale Telegram, iscrivetevi anche lì, seguitemi anche lì, così riesco a essere velocissimo, riesco a dirvi le cose al volo, riesco a postarvi le cose al volo, quindi seguitemi lì che è molto molto figo Telegram. Direi che posso anche finirla qua e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.